amministrazione comunale è lieta di essere stata invitata da Miro a visitare quello che è un atelier, un vero atelier dell'arte. Miro è intanto un artista poliedrico, i suoi quadri, e qualcuno mi onoro anche di averlo a casa, sono bellissimi, e le sue ceramiche altrettanto. Quindi dopodiché è evidente che Miro è il nostro decano, il nostro artista decano, il nostro artista ed anche il nostro artista per eccellenza. No, sei il più vecchio, ma sei anche il più giovane, perché se dici che hai prodotto 220 quadri più o meno nell'ultimo anno e mezzo, vuol dire che sei anche il più prolifico. Che sei prolifico, quindi bene, benissimo, noi siamo veramente lieti come amministrazioni di essere qua. Abbiamo visitato con piacere come ha allestito la galleria Miro. Siamo contenti che Miro abbia aperto le porte di casa sua perché i cittadini possano ammirare le sue opere. Questo diventerà anche uno dei punti espositivi della prossima mostra della ceramica. Ho già parlato con gli uffici e faremo in modo di organizzare nei giri, soprattutto nel fine settimana, con il pulmino che tradizionalmente negli ultimi anni mettevamo a disposizione, che il pulmino fermi anche qua, perché così i visitatori possano raggiungere facilmente la casa di Miro e anche questo punto venga sempre più conosciuto, oltre che dai numerosi passeggiatori lungo le strade di campagna, perché è vero che Miro è il nostro decano giovane e gli auguriamo una produzione ancora illimitata nei prossimi anni. E per adesso ci limitiamo a ringraziarlo per averci accolto e per aver messo la sua casa a disposizione di chi vuole ammirare i suoi quadri e le sue ceramiche. Miro Gianola, una giornata molto particolare, la sua casa oggi apre a tanti appassionati di arte, non solo, perché si tratta di una giornata appunto speciale, un'inaugurazione di quella che è una casa straordinaria, ricca di storia e di cultura. Sì, diciamo che c'è una parte buona della mia vita, perché sono 53 anni che ho questa casa e sono 53 anni che ho questo sogno, che è quello non solo di farlo diventare uno studio, che è sempre stato il mio studio, ma farlo diventare anche una galleria. E ci sono riuscito, sono contento soprattutto che il sindaco l'abbia preso seriamente e quindi voglio inserirmi nel calendario di chi ha aperto case tipo la Baruzzi o gli altri, quindi questo direi che è importante, molto importante per me. E poi soprattutto è importante se verranno le gente. Questa strada si offre a queste passeggiate stupende, c'è molta gente che viene di qua. Io spero che riescano a fare una deviazione, non sono obbligati a venire a comprare il quadro di Gianola, ma a vederli. Se vengono io sono contento. Qui in questa casa, appunto, a casa sua, c'è la storia della sua vita, sia sotto il punto di vista umano, ma anche sotto il punto di vista artistico. Ah beh, soprattutto a livello artistico, poi per carità c'è mia moglie, ci sono i figli, c'è tutto, ma soprattutto a livello artistico, anche perché ha dei ricordi strani, non so che mi ha suggerito, poi la voglia di fare è nata proprio qui dentro, no? Da questa cucina che quando arrivano gli amici trovano stupenda, quindi accoglie bene la gente, e per me questo è importante. Ancora una cosa che le chiedo, lei prima ci ha detto che la pittura è vita per lei. La pittura è sicuramente vita. Senza la pittura non si può vivere. Quindi scusate la commozione, ma io vivo e sono sicuro di vivere finché riesco a dipingere. Poi il giorno che non dipingo più non interessa. Però il mio scopo, dicevo proprio la pittura sono io, è la stessa cosa, quindi senza di essa è impossibile.
c'era una frase molto bella che diceva una giovane pittrice londinese che ho avuto la fortuna di conoscere, e non mi ricordo più il nome, che dice, che ha proprio detto questo: dice, io sono giovane, ma ho vissuto talmente tanto che non potrei più fare a meno della pittura. E quindi ed è importante, è vero, perché non vuol dire niente essere giovane se uno matura dentro questo desiderio. E poi c'è stata una cosa molto, poi smetto, c'è stato il Covid. Il Covid ha segnato, non so se voi l'avete notato, ma ha segnato una cosa molto importante. Non che io avessi qualche cosa contro il dilettantismo, ma anche perché hanno fatto chiudere quasi tutti i negozi che vendevano prodotti per colori, che a me serviva. Però ha livellato molto la cosa. Oggi ti succede di uscire e trovare qualcuno che dipingeva, che ho conosciuto in giro, che mi chiede: ma dipingi ancora? Qualche volta. E dico: ma tu non dipingi più? Ma cosa vuoi dipingere? Tanto non si vende. Ecco, e la pittura deve dar da mangiare, perché è giusto, è un lavoro. Ma se uno dipinge per vendere, ciao, è finito. Se uno dipinge perché non so, c'è questo, ci sono queste cose che devono uscire.